Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, collezionista 58, sto facendo un tutorial per come scaricare Clownfish per Skype 3.00. Windows 98, 2000, XP Vista 7, 8 anche, va per 8. E per il Mac vi metto il link sotto il video, sia per Windows che per Mac. Lo scaricate craccato, fate download now e poi ve lo scaricherà. Come usarlo? Allora, lo aprite. Il pesce. Allora, aspettate. Soliti problemi. Ah, prima dai. No, chiudi. Dunque. Allora, vabbè, vi posso dire che con Skype potete cambiare la voce, potete fare quello che volete. Ok, si è aperto, alleluia, alleluia. Voi, per cambiare voce, dovete fare, allora, voce challenge e Voices. Poi mettete la voce che volete. Aspettate che Peach, alieno, robot, eccetera. Poi se volete mettere dei rumori di sottofondo, come mettete music volume. Vabbè, allora questo è per il volume. Aspettate. Fate Air Voice o questo, oppure Sound Effect, che avete l'eco, disable, multiple, crus, io il crus, il disable vuol dire niente. Poi, per mettere, allora, dov'è il traduttore? In che lingua? Aspettate ragazzi che io non mi ricordo più da tantissimo che non lo uso. Ok, schiacciate su Translate Incoming Messengers e selezionate la lingua del... Voi scrivete un messaggio e ve lo traduce nella lingua selezionata. Io ho messo inglese. Grazie a tutti per aver visualizzato questo video e ciao.